Ok, allora se siamo pronti possiamo ricominciare. L'idea di oggi è quindi quella di proseguire parte dell'esercitazione della volta scorsa, essenzialmente l'ultimo esercizio, quello del login, andando però a utilizzare il paradigma MVC che avete iniziato a vedere, con cui vi siete confrontati sicuramente nella parte precedente della lezione, probabilmente già da ieri. Ok? Quindi diciamo che come programma di oggi è parte prima, saltiamo l'esercizio 2, ormai dovreste avere le conoscenze più che sufficienti per provare a farlo da soli, quindi provate a farlo da soli a casa e la prossima settimana se avete problemi cerchiamo di capire quali problemi avete incontrato e come si risolvono. E invece proviamo a risolvere insieme l'esercizio 3, ovvero sia come realizzare una serie di pagine, non dico una pagina sola perché come vedremo saranno più di una, per consentire il login di un utente su un determinato sito, che guarda caso sarà lo stesso sito per cui avete iniziato a scrivere la pagina di registrazione. Okay? Quindi l'idea è iniziare a lavorare lì attorno e andare a vedere che effettivamente il paradigma MVC ci ritorna utile in molti versi, per molti aspetti. Ad esempio perché possiamo riutilizzare parte dei concetti, parte delle classi o degli oggetti che abbiamo già sviluppato per risolvere altri problemi. Prima di partire però a testa bassa, che è facile, ok, però non funziona, perché se partiamo a testa bassa a scrivere non sappiamo bene come muoverci, specie in un paradigma come MVC in cui bisogna ragionare le cose, ok? Quindi il primo passo è ci sediamo e cerchiamo di capire quali elementi fanno parte della nostra soluzione, ok? Quindi quali saranno le viste, quali saranno i controller, quali bin ci servono o non ci servono e così via, ok? Quindi questa prima parte è una parte che dobbiamo fare sempre, si chiama progettazione, e lo strumento è essenzialmente il pezzo di carta e la matita, ok? E un po' di potenza di cervello, Potenza di calcolo umano. Allora, io ho provato a cioè, avete tutto online, sia questo che già la soluzione dell'esercizio che facciamo. Vi prego di non aprirla e guardarla soltanto, ma di provare a farla insieme a me, perché altrimenti serve di meno. Però ce l'avete già, ok? Quindi se per caso vi perdeste o se a casa volete riguardarla, è già disponibile. Allora, questo qua è il risultato del lavoro, mi siedo, penso un attimo al problema e scrivo sul pezzo di carta. Io ovviamente, per presentarvelo, non l'ho scritto su un pezzo di carta, ma ho cercato di fare il tentativo di tradurre esattamente su una slide, su un'immagine, quello che avevo scritto sul pezzo di carta. Allora, andiamo a leggerci bene le specifiche, ovvero sia, che cosa ci chiede? Ci dice, la terza applicazione web che creiamo in questa esercitazione ha lo scopo di emulare il comportamento di una pagina di autenticazione. Essa prevede l'utilizzo, in questo caso era un testo leggermente datato, no? Perché non è stato scritto sapendo che esiste il pattern MVC. Questo è nato per essere risolto prima dell'MVC, ok? Quindi vi dice due pagine di JSP, in realtà magari sono più di due, ok? Non fossilizziamoci di sopra. L'idea è che qual è? Dobbiamo avere un form per accogliere il nome utente e la password, li abbiamo visti tutti i form di login, quindi sappiamo benissimo come sono fatti. Dobbiamo verificare questi dati rispetto a che cosa? Un insieme di utenti del sito, questi utenti normalmente saranno memorizzati in un database, al momento non sappiamo come accedere, come lavorare con un database, quindi simuleremo l'esistenza di un database in un altro modo. E in questo caso il suggerimento era sotto forma di array, ok? Quindi avremo a un certo punto una struttura dati che simula un database, all'interno di cui c'è un elenco di utenti, che guarda caso saranno gli utenti che si possono registrare con la user registration che avete appena visto, e lì dentro andremo a cercare se esiste il nome utente che è stato inserito e se la password è corretta. Se è corretta, ok, benvenuto utente. Se non è corretta, errore. Ricominciamo da capo. Ok? Questo è il flusso generale a grandi linee senza aver messo una linea sulla carta. Adesso proviamo a spezzarlo, articolarlo meglio.
Intanto cerchiamo di capire, dal punto di vista della pagina HTML, dell'interfaccia utente, che cosa vedono gli utenti? Beh, vedono quello che io ho cercato qua di mettere nel lato alto. Vedete che c'è una linea orizzontale che divide in due il foglio, no? Nel lato alto c'è quello che gli utenti vedono, l'HTML che arriva sul browser, se vogliamo. E saranno due cose molto semplici. Il form di login e una pagina di benvenuto, essenzialmente, no? Io qua l'ho rappresentata con il form di login classico e lì ho semplicemente scritto welcome user, dove ovviamente non sarà scritto user, ma ci saranno parte dei dati dell'utente, ok? Allora, questo è quello che vediamo da fuori. Come lo generiamo? Chi si occupa di generare che cosa? Beh, pattern MVC, sappiamo che la parte di visualizzazione, quello che vede l'utente, viene generato da una view, ok? Che al contempo si dimentica completamente di qual è la logica, ok? Perché la logica è gestita dal controller, ok? Quindi la view ha l'unico scopo di far vedere il risultato dell'elaborazione del controller, ok? View ce lo ricorda. Quindi se abbiamo un form di login avremo una view corrispondente che si occupa di visualizzare quel form. Ergo chiamiamola ad esempio view login, ok? Cioè la view che si occupa di farci vedere il login form. Chi è che gestisce i dati di login e decide se l'utente è valido o non è valido e se l'utente deve proseguire nel sito o se deve ritornare indietro al form? E il controller, perché queste operazioni qua sono esattamente operazioni di controllo, ok? Di flusso. Questo controller su che cosa lavora? Sui dati di login, ok? Quindi, controller, lavora sui dati di login, tutti i controller li chiamiamo con un nome che inizia per do, per ricordarci che fanno qualcosa, lavora sui dati di login, do login, ok? Quindi, pensando solo al fatto che esiste un form di login e qualcuno che deve elaborare quei dati, automaticamente so che ci deve essere una view e un controller per il login, ok? Allora, adesso non pensiamo oltre, fermiamoci un attimo qua. Come parlano questi due? Beh, allora, ci saranno due percorsi per cui si parlano, no? Il primo è, l'utente arriva, vede il form, inserisce i dati e schiaccia login. Allora, cosa succede in questo caso? Succede che il nostro browser invia i dati al server, tramite post probabilmente. Perché vi dico tramite post? Perché così la password non si vede in chiaro sull'indirizzo della pagina, ok? Allora, i dati in post sono una richiesta che fa il browser dell'utente al server. In particolare, a quale pagina sul server? Al controllo, cioè a chi dovrà elaborare i dati. Ok? Ed ecco che nasce quella freccia, vedete che io ho scritto post username e password che va su login. Ok? Quindi primo modo di interazione fra quello che vede l'utente e quello che fa il controller è l'invio di dati dal browser utente al controller. Poi a questo punto il controller si farà i cavoli suoi, cercherà in qualche modo di capire se quell'utente è valido o non è valido e una volta che l'ha capito avrà due scelte, valido o non valido, ok? Non valido, torna indietro. Vuol dire che devo tornare indietro, far vedere il form vuoto, non dare nessun indizio sul fatto che fosse il nome utente o la password sbagliata, perché altrimenti se qualcuno sta cercando di entrare maliziosamente, può capire che magari il nome utente è buono e deve solo concentrarsi sulla password, ok? Quindi tornare indietro e dire semplicemente guarda che o il nome utente o la password sono sbagliati. Non ti dico quali dei due perché sennò potresti fregarmi, però uno dei due è sbagliato. Allora, come fa a tornare indietro? Per tornare indietro, dato che l'informazione che andiamo a far vedere poi è la stessa, di nuovo il nostro form di login, ritorniamo sulla view con una forward, ok? Perché stiamo elaborando la stessa richiesta. Cioè il risultato di questo percorso all'indietro è conseguente al fatto che mi è stato richiesto di fare un login, ok? Quindi lavoro sullo stesso oggetto di richiesta. Ecco che nasce questa freccia qua, FVD, vedete? Forward, per ricordarci che è un forward. Poi, se questo non mi va in stand-by è meglio.
Ok. Aspettate, cambio solo. E così non vai sempre. Concentriamoci sul percorso in avanti, poi andiamo a pensare quali sono gli oggetti che passano avanti e indietro. Cosa succede se invece l'utente è valido? Beh, se l'utente è valido, a questo punto può entrare e usufruire delle funzionalità del sito, giusto? Allora, noi non abbiamo niente dietro in questo momento, ma sappiamo che a un certo punto ci dovrà essere una pagina di benvenuto come minimo, una home page dell'utente, oppure dovrà essere la pagina iniziale che cambia aspetto in qualche modo, ok? Semplifichiamoci un attimo la vista, visto che è un esercizio, diciamo che è una pagina di benvenuto, che è quella che abbiamo disegnato lassù. A chi è che la genera? Sarà un'altra view. Ok? Ecco che quindi il nostro controller, a questo punto, quando capisce che l'utente è valido, fa il forward della richiesta non più alla view login, ma alla nuova view, che in questo caso ho chiamato View User Welcome, che è quella che si occupa di visualizzare la pagina di benvenuto, in modo da consentire appunto la visualizzazione del benvenuto, ok? Quindi qui si vede il flusso logico di cui, che viene gestito dal controller do login. Torno indietro oppure vado avanti. In questo momento stiamo usando delle forward, ok? Vediamo poi più avanti quando usare una forward e quando invece usare una redirect, ok? Qual è la differenza? La forward si tratta sempre la stessa richiesta, ok? La redirect si impone al browser di fare una nuova richiesta, ok? La differenza sostanziale, macroscopica, che noi vediamo poi sul nostro browser, è che se c'è una forward non cambia l'indirizzo della pagina sulla barra degli indirizzi, se c'è una redirect a un certo punto quell'indirizzo cambierà, ok? Per il momento non poniamoci il problema. Perfetto. Allora, tutto funziona, logicamente, però quali sono i dati che passano? Cioè, come li gestiamo questi dati? Allora, iniziamo a vedere quali dati ci arrivano dall'utente. Nome utente, password, ok? Questa roba qua, come avete già fatto per la user registration, dove va a finire? Andrà a finire in un bin, ok? Che ha il suo ciclo di vita, che ormai iniziamo a conoscere, e che sostanzialmente non fa nient'altro che rappresentare sotto forma di classe Java l'informazione che l'utente ha inserito nel form, ok? Quindi che cosa conterrà essenzialmente? Il nome utente, la password, più la logica necessaria a verificare quel nome utente con la password, ok? Login from data. Questo è il bin. Vedete che ci ricorda che cos'è? Perché sono i dati relativi al login form, ok? Quindi anche quando diamo i nomi cerchiamo sempre di essere molto poco fantasiosi e molto schematici, così diventa facile non perdersi. Se è vero che il nostro controller riceve questi dati, quindi tratta questo bin qua, a seconda del risultato della trattazione dei dati, del fatto che l'utente sia valido o meno, ci saranno delle informazioni in più che dovranno essere in qualche modo fornite alle pagine a cui si fa il forward. Se l'utente non è valido, è una condizione d'errore. La pagina, la parte di view, che è il view login, dovrà capire che sono arrivato lì perché c'è stato un errore, e non perché semplicemente si è collegato l'utente, ok? Allora come faccio a farglielo capire? Beh, dovrò riempire una struttura dati che contenga l'errore o gli errori, se sono più di uno. E da dove ci arriva? Beh, fortunatamente, nell'ora e mezza prima avete creato una struttura per gestire gli errori nella parte di registrazione, che guarda caso è sufficientemente generale e semplice da poter essere riutilizzata pari pari in questo caso, ok? E quindi qua appare il bin RMSG che avete già visto, che avete già creato, ok? E abbiamo subito sfruttato un vantaggio dell'MVC. Qualcun altro, voi, aveva sviluppato la parte di registrazione col bin degli errori, il bin degli errori è stato sviluppato bene, lo riutilizziamo, non ci poniamo il minimo problema di crearne uno nuovo. C'è già, usiamolo. Quindi questa roba qua sarà l'informazione che va all'indietro. Ecco perché io ve l'ho ridisegnato qua. Per ricordarci che parte di qua,
quindi viene in qualche modo popolato dal controller, viene inserito nella richiesta, viene gestito dalla vista con il solito usebin, ok? Solo che a questo punto cosa succede? Che se il percorso è questo, quando arriva qua la view login avrà un bin pieno di errori, ok? E si dovrà semplicemente occupare di visualizzare qual è stato l'errore ed agire di conseguenza sulla visualizzazione del form, che in questo caso è molto più semplice rispetto alla registration, perché io non devo rimettere i dati che l'utente ha compilato, anzi, me li voglio proprio guardare, ok? Perché se è sbagliato non voglio suggerirgli nulla. Quindi semplicemente sarà sufficiente visualizzare l'errore, ok? Ecco perché qua passa solo il messaggio di errore e non passa anche il form data, come invece succedeva nella registration, ok? Non passa perché non mi serve, non perché qualcuno ha detto che non deve passare, ok? Semplicemente il ragionamento mi dice qua non mi serve. Per converso, quando vado dall'altro lato, quando sono valido, quando l'utente è valido, dovranno passare delle informazioni. Queste informazioni in realtà saranno leggermente diverse da quelle che passano indietro. Intanto, vabbè, non c'è un errore, ma soprattutto dovranno poi essere disponibili a tutto il resto del sito, ok? Fin quando? Fin quando l'utente rimane collegato, ok? Fin quando l'utente rimane collegato, in un'applicazione web si declina fino a quando dura la sessione, ok? La sessione sostanzialmente è un insieme di operazioni dell'utente sul sito, la cui distanza temporale non è superiore a una certa soglia, ok? Per cui io sto lavorando sul sito, sto operando, le mie operazioni si intervallano con degli intervalli inferiori a una soglia massima di durata della sessione, ok? Finché io permango in questa soglia è come se lavorassi sempre con la stessa applicazione, ok? E quindi tutti i dati devono essere mantenuti, il sito si deve ricordare che sono io e non che è mio cugino, ok? Mentre se io lo tocco e me ne vado via e dopo un'ora lo ritocco, è sperabile che il sito si sia dimenticato che ero io, perché altrimenti qualcuno nel frattempo arriva e fa quello che gli pare a mio nome, ok? Ecco che quindi i dati che passiamo in avanti non saranno più dati che vivono nella richiesta. Perché? Perché se devono vivere oltre ci saranno altre richieste e questa richiesta qua è morta nel frattempo, non c'è più. Devono vivere in un altro scopo, che è la sessione, cioè devono vivere finché l'utente sta lavorando nel sito, oppure fino a quando non fa logout. Ecco che qua vi ho scritto S al posto che R, per ricordarci, attenzione, quando creiamo poi quel bin avrà scope session e non request, ok? E qua, nella view, andremo a utilizzare quel bin per far cosa? Beh, per dare il benvenuto all'utente, quindi ad esempio per dire benvenuto, nome e cognome. Una cosa molto semplice, ma quei dati lì sono i dati che poi ci portiamo avanti. Voi quando vi loggate su Windows Live, piuttosto che su Facebook, piuttosto che su qualunque sito dove ci si logga, in una parte del sito variabile, tendenzialmente in alto a destra, rimane il vostro nome utente, benvenuto qualcosa. Come si fa a fare quel benvenuto qualcosa? Così, ok? Tenendosi l'informazione nella sessione. Ok, allora a questo punto abbiamo sviscerato per bene il problema. L'abbiamo sviscerato e abbiamo capito che abbiamo bisogno di creare un po' di cosette. In particolare dovremmo creare 1, 2, 3 pagine di ISP e 2 bin. 2 perché il terzo ci viene gratis. Ce l'abbiamo già. Ok? Perfetto. Allora, non ci resta che passare al nostro ambiente di sviluppo, quindi aprire Eclipse e iniziare a lavorare. Ok? Allora, voi dovreste già avere online la soluzione di quello che avete visto nell'ora e mezza precedente. Ok? Quindi, o vi importate quei file lì, oppure ve li importate, nel senso che ci serve come minimo l'error message, ok? La user registration non ci serve, ma il bin ci serve. Quindi voi scaricatevi i file, adesso vediamo se riusciamo a farlo al volo tutti assieme, così. Vediamo. Allora. Perfetto. Allora, online avete questo file zip qua, che contiene
quello che avete sviluppato. Cioè, le pagine JSP e i file Java corrispondenti ai bin. Creiamo un nuovo progetto e portiamoceli dentro. Recuperiamo questi file in modo tale da poter partire non da zero, ma da quanto già esistente. Che è poi quello che si fa in produzione. In produzione ci sarà un progetto condiviso su cui lavorano più persone e riutilizzano i pezzi che ci sono già. Certo, non bisogna ricrearli da zero. Allora, per lavorare facciamo qua un nuovo progetto, o se voi ne avete già uno aperto perché avete lavorato prima, potete usare quello. Dynamic Web Project, lo chiamiamo login, ad esempio, io lo aggiungo al mio working set, qui i soliti passi avanti fino alla fine, e a questo punto Eclipse ci crea l'infrastruttura per lavorare. Ricordatevi sempre che anche se vi diamo magari solo un singolo file, avete bisogno di un progetto web dinamico per poterlo pubblicare, perché altrimenti a Eclipse mancano quei pezzi di configurazione che lui inietta nel server per poter pubblicare i dati, ok? E se gli mancano questi pezzi vuol dire che voi non potete eseguire la pagina, o se ci provate avete un errore, ok? Quindi è una procedura noiosa, ma ci tocca farlo. Ok, login. Allora, login, progetto vuoto, sappiamo già com'è la struttura, c'è la cartella sources, che sarà quella che contiene i bin, ok? C'è la cartella web content, che sarà quella in cui invece viene sistemato, vengono sistemate le pagine JSP, ok? Perfetto. Andiamo a recuperare i bin e le pagine JSP che avete già creato e li sistemiamo all'interno del nostro progetto. Allora, intanto, qui i bin che avevate creato, proviamo a aprirne uno. Vedete che avevano un package, il tipo lit sysinf. Allora, ricreiamoci questo package, così li mettiamo lì dentro e tutto funziona. Quindi, tornando in Eclipse, tasto destro, nuovo, nel mio caso altro perché ci sono un sacco di cose aperte, se voi cercate sotto Java a un certo punto c'è package, ok? Next e lo chiamiamo come era lì, quindi it.polito.elite sysinf, giusto? Sysinf. Così. Ok? Denominazione dei package lo sapete già, ma sempre si tende a partire dal nome dell'ente o della ditta o della persona che sviluppa, inteso di URL, quindi vedete i tipo lito elite sarebbe l'URL del nostro sito girata al contrario, è sempre così, si parte dall'estensione, diciamo, dall'ultima parte, si torna in su, punto il nome del progetto, se vogliamo, cioè l'argomento di cui ci si sta occupando, in questo caso è sistemi informativi. Ok. Finish. E adesso ce l'abbiamo ed è vuoto, perché giustamente non abbiamo ancora messo nulla. Andiamo a prenderci a questo punto i bin che avete creato prima e li copiamo lì dentro. Cosa molto semplice, saranno error message registration for data, me li copio, e ci provo perché prima magari li devo scompattare, facciamo così, scombattiamoli in temp, sysinf, ok, quindi occhio a scompattarli prima perché sennò Eclipse non è così bravo da riuscire a portarli da dentro a uno zip, com'è? Sì, c'è un file zip sul sito, dove volete, perché adesso li tiriamo dentro con copia e incolla, semplicemente, ok?
sul sito dove c'è materiale, c'è la parte esercizi svolti in aula e l'ultimo 2011-10-12 esercizio di registrazione utente. Quindi lo avete lì. Ve lo scompattate temporaneamente in una cartella e dopodiché vi spostate i bin. Vedete che adesso copiandoli da una cartella vera non da uno zip funziona. Lui si riempie ed abbiamo i due bin che avevate creato precedentemente inseriti nel nostro progetto. Prego. Per importare i bin, scaricate il file zip, lo scompattate in una cartella, selezionate i due file dei bin, Ctrl-C, oppure copia, edit copy, vi spostate in Eclipse, andate sul package che abbiamo appena creato, Ctrl-V o paste. Semplicissimo. Okay? L'unica cosa è che questa copia e incolla funziona solo se i file sono liberi sul disco, sono in una cartella e non sono in un file zip, perché altrimenti Eclipse non ce la fa a fare questo lavoro. Ok? Perfetto. Allora, poi stessa cosa, spostiamo anche le pagine JSP, così abbiamo di nuovo il progetto ricreato e funzionante. Quindi stessa cosa, selezione pagina JSP, copia, incolla all'interno di Eclipse. Assolutamente, la import è un attimino più complessa, nel senso che bisogna fare attenzione a non dirgli di importare un progetto, però va benissimo. Leggere i passi con attenzione e provarci, poi se hai dei problemi mi chiedi, ok? Però è un altro modo, ci sono sempre svariati modi per fare la stessa cosa. Ok, ci siamo riportati alle condizioni iniziali, a questo punto prendiamo il nostro progetto e iniziamo a sviluppare quello che manca, ok? Allora, andiamo a vedere, quindi ritorno indietro al disegno, quello che ci manca sono queste cose qua. La vista, la view login, il controller, do login, i bin e l'altra vista. Allora, è per quello che ti ho detto che non era così immediato. Va benissimo, va benissimo. Allora, partiamo dalla view. Iniziamo a svilupparla sapendo che poi la ritoccheremo leggermente, ok? Perché la ritocchiamo leggermente? Perché io inizialmente vi salto apposta la parte di gestione degli errori, in modo che cerchiamo di seguire un flusso logico, no? Nello sviluppo. Quindi, la view che cos'è? Beh, sarà semplicemente una pagina JSP che non fa null'altro se non visualizzare un form, ok? Passo 1, form. Quindi, creiamo la pagina in web content, faremo new JSP, adesso vado a prenderla sotto web, JSP file, ok, web content va bene, file name, view login, punto. Che template usiamo? Usiamo l'XHTML, fine. Ok. E qui abbiamo la nostra paginetta vuota, senza nulla dentro. Adesso mi siedo perché sennò diventa lunga, farlo da in piedi. No, momento, com'è? Vuol dire che hai fatto qualcosa che non va. Per fare la pagina JSP, tasto destro su web content esistente, new JSP file, ok? Allora, forma, quindi qua, vabbè, iniziamo dal titolo, il titolo sarà semplicemente login, no? Ad esempio, così diamo un minimo di informazioni. Poi, iniziamo a creare il form. Quindi, form, abbiamo detto che per passare i dati usiamo il post e non il get in modo da non far vedere la password in chiaro. Mm?
così, action ci dice a quale pagina sul server andranno inviati i dati. E noi abbiamo detto dal nostro design che vanno inviati al controller, quindi alla do login. Ok? Quindi action sarà do login.dsp. Ok? Perfetto. Ah, qui dentro che cosa ci mettiamo? I campi di testo, nome utente e password, e i pulsanti per l'invio dei dati. Quindi, mettiamoci l'etichetta. Allora, facendo così, io ho detto semplicemente, questa è una cosa che si fa per scrivere HTML pulito, ho detto, guardate che l'etichetta username è associata al campo che avrà name username. Ok? Quel for vuol dire, questa qua è la descrizione del campo di testo username. Col che so anche che il campo di testo avrà name username a questo punto. Ok? Quindi sarà input type, ce lo facciamo suggerire. Per farvi suggerire il tipo saprete già come si fa, ma se non lo sapete, CTRL spazio. Ok? CTRL spazio attiva il suggerimento automatico. Type text name. Abbiamo detto username. E basta, nessun valore, ok? Perché non vogliamo scrivere niente dentro il campo di testo, abbiamo detto che esplicitamente non vogliamo scrivere niente. È sempre troppo piccolo, vero? Allora, vediamo se vi ricordo come si fa a ingrandire. Ah, vediamo un po' font. Eccoci qua. Ok, così riuscite a leggere un po' meglio. Perfetto. Allora, prima linea del form l'abbiamo fatta, vado a capo, quindi break line, seconda linea, sì. Il campo for serve semplicemente per dire, guardate che questa etichetta, guardate che questa indicazione testuale è per il campo di input che si chiama username. Ok? Adesso devo cercare anche di sgarbugliarmi, ma ce la farò. Non importa, mi sgarbuglio dopo. Facciamo la seconda parte. Label for password, giusto? Prossimo campo che dobbiamo richiedere. Password. Ok, e qua avremo input, il type non sarà più text perché sennò la password va a finire in chiaro, ma dovrà essere proprio password, in modo da oscurare i caratteri e far apparire degli asterischi o dei pallini a seconda del browser. Quindi sarà password, name. Password. E siamo a posto, break line, ok? Perfetto. Poi, sull'altra linea ci mancano solo qui i due pulsanti, login e reset, ok? E poi abbiamo finito il nostro form. Semplice form HTML, quindi sarà input type, submit, name, possiamo lasciare submit, tanto non ci serve, e value potrebbe essere login. Mettiamoci un uguale, se no non funziona. Ok?
L'altro pulsante è il reset. Quindi input type uguale reset, name va bene reset, e value sarà ad esempio cancel. Ok? Value è quello che viene visualizzato sul bottone. Perfetto. E a questo punto siamo a posto, abbiamo finito il form. Ok? Finito il form, salviamo. Proviamo a eseguire la pagina, giusto per vedere che visualizzi il form esattamente come ci aspettiamo. Ok? Quindi run on server, Eclipse ci chiede sempre su quale server farlo girare, per me è solito. Login va benissimo, user login lo tolgo perché non mi serve. Ok, finish. Ecco qua la pagina. Ok, adesso mi sgarbuglio un attimo. Ok, perfetto. Allora, la nostra pagina di login appare come deve apparire. Se noi facciamo login, magari mettendo due dati, vedete che non succede niente perché non c'è ancora l'altra pagina, ok? Perfetto. Allora, chiudiamo questo, fermiamo il server e andiamo avanti. Qui c'è un action. Senza la A, che mi ero dimenticato. Ok. Allora, una volta fatta questa roba qua, iniziamo ad andare a lavorare sulla parte di controller, ok? Facendoci alcuni appunti, ovvero sia cose che dovremo fare. Cose che dovremo fare saranno, beh, intanto quando andiamo sul controller ci conviene utilizzare il bin che memorizza i dati del form in modo tale che quel bin abbia al suo interno esattamente le variabili con lo stesso nome che abbiamo usato per i campi del form, in modo tale che possiamo fare set property asterisco nome del bin, ok? Quindi questo appunto mentale, ricordiamoci di utilizzare username e password all'interno del login form beta, ok? Così diventa più facile riempire i campi del bin. Appunto 2, qui abbiamo detto facciamo subito il form e dimentichiamoci un attimo degli errori, ok? Va bene, tutto perfetto, possiamo già gestirli? Sì. Perché? Perché l'unico bin che abbiamo già è quello degli errori, ok? Quindi possiamo già decidere di finire questa parte qua e dire va bene, gestiamo anche già gli errori, almeno in versione preliminare, poi se dobbiamo fare qualche modifica andiamo avanti, ok? Come li gestiamo gli errori? Abbiamo detto che qua non vogliamo ricompilare i campi, perché non vogliamo dare nessuna informazione a chi cerca di fare login, vogliamo semplicemente dire attenzione, nome utente e password errati. Ovviamente questo messaggio di errore non siamo noi come viewlogin, diciamo, non è la viewlogin che si occupa di scriverlo, sarà il controller, giusto? Quindi a noi non, dal punto di vista, se io in questo momento impersono la viewlogin, non ho alcun interesse a scrivere il messaggio di errore, ho solo interesse a vedere se esiste, se è un errore e in quel caso di visualizzarlo. Com'è? Senza fare null'altro, ok? Allora questo è facile e lo posso fare subito senza dover correre indietro. Perché? Perché aggancio il bin, se il bin è valido, è un errore, mi faccio dare la lista degli errori e la stampo. Fine. Ok? Molto semplice. Allora facciamolo subito, così evitiamo di dimenticarcelo. Dove lo facciamo? Beh, possiamo decidere se stampare gli errori prima o dopo il form. A questo punto è una questione di design della pagina, dove ci piace metterli.
Mettiamoli ad esempio prima, se a voi piace metterli dopo va bene uguale, ok? Ah, se li vogliamo mettere prima, innanzitutto che cosa dobbiamo fare? Agganciare il link, ok? Se no non abbiamo l'errore in mano. Quindi sarà JSP, due punti, use Bing. Allora, l'ID del Bing, possiamo chiamarlo, io ho poca fantasia, quindi lo chiamo con lo stesso nome della classe che rappresenta il Bing, ma con la lettera minuscola iniziale, così quella lì sarà un'istanza. La classe sarà, abbiamo detto che è RMSG, Eclipse ci viene in aiuto, inizio col nome della classe, vedete che lui mi suggerisce fra le varie classi che sono disponibili quelle che iniziano con R, fortunatamente la prima è la nostra, doppio clic e mi autocompila il campo. Ok? Adesso tolgo una virgoletta di troppo. Perfetto, non mi serve nient'altro, chiudo anche lo use bin e siamo a questo punto RMSG è un'istanza del bin e sapete che come viene creata questa qua? Questa qua viene, Tomcat quando legge questa direttiva va a vedere se è disponibile quel bin lì, se non è disponibile chiama il costruttore vuoto, ok? Quindi lo crea vuoto. Esatto, quando altrimenti lo crea vuoto. L'ID, il nome dell'istanza. In realtà poi quel nome dell'istanza lì corrisponde a un identificativo univoco all'interno della virtual machine, quindi è facile arrivarci, ok? Però quello che fa è dice, esiste un oggetto di questo tipo? Sì, lo prendo. No, lo creo. No, l'oggetto è uno, all'interno di un preciso scope, ok? Vi ricordate che c'è sempre qua una parte che io non abbiamo ancora messo, che è scope, che sarà nel nostro caso request, giusto? Quindi all'interno di questo scope, come in un qualunque linguaggio di programmazione, la variabile esiste una volta sola, ok? Quindi all'interno di questa richiesta c'è questo RMSG e basta, quindi o c'è o non c'è. Se non c'è, lo creo. Ok? Perfetto. Ah, se non c'è, lo creo vuol dire che se non c'è, quindi sono arrivato su questa pagina senza errori, l'oggetto, il bin appena creato, non sarà valido, non sarà un errore. Ok? Allora, per me è facilissimo accorgermi se quel bin lì è stato appena creato o no, semplicemente andando a chiamare il metodo isR che avete creato prima, che mi dice se quel bin lì è un errore oppure un bin vuoto che è stato creato da Tomcat perché non aveva trovato il bin esistente. Allora, qua io posso passare in modalità scriptlet e andare a controllare se l'errore è un errore o no. Ok? Quindi, minore per cento, e poi per cento maggiore per non dimenticarcelo, che cosa? Se RMSG è, che cosa? Un errore. Adesso, ok. Se è un errore, allora lo tratto, altrimenti faccio finta di niente perché non è un errore. Se è un errore, che cosa andrò a fare? Andrò a fare la lista di tutti gli errori che sono stati memorizzati all'interno del bin, ok? Tendenzialmente, nel caso del login sarà uno solo, ma non è detto, perché se io sto facendo login sul database e ho 5 errori sul database, magari mi viene riempito il messaggio di errore con tutti e 5 gli errori, ok? Quindi io a priori non so quanti ce ne sono. L'unico modo che ho di trattarli è iterare sopra gli errori e stamparli uno dietro l'altro. Ok? Quindi potrei ad esempio dire, vabbè, stampiamo una minima intestazione, dico, si è verificato un errore, si sono verificati i seguenti errori, due punti e poi lista degli errori. Allora io qui metto ed errore, tanto per ricordarmi che sto facendo quello, ad esempio facciamolo con una println. E qui scriviamo che cosa? Allora, potrebbe essere un, adesso vi faccio questa cosa qua e vi spiego anche cos'è. Allora, dentro
div identifica, lo sapete probabilmente già, ma identifica un pezzo di HTML, un pezzo a cui si applica un certo stile, ok? Definisce un blocco omogeneo all'interno di una pagina HTML. In questo caso qua io utilizzo questo tag essenzialmente per andare a dire guarda che tutta questa roba qua è un errore, e quindi poi definirò un modo di colorare gli errori diverso dal resto del testo. In particolare li scriverò in rosso e non in nero, ok? Quindi altra cosa da guardare, guardate qua, barra virgolette è l'escape delle virgolette. In questo caso io voglio scrivere le virgolette dentro l'HTML che andrà a finire sulla pagina che viene generata, ok? Ma le virgolette sono un carattere riservato in Java, quindi devo fare l'escape, devo metterci un backslash davanti. Allora, qui mettiamo si sono verificati i seguenti errori, ok? Poi a questo punto come faccio a visualizzare una lista di errori? Beh, il metodo più semplice che mi viene in mente è fare una lista, ok? Quindi UL e basta. Perché? Perché i list item li riempo iterando lungo gli errori, ok? Quindi apro la lista e dopodiché la riempo. Perfetto. Quindi questa è fatta. A questo punto diciamo print all the errors. Ok? Quindi per iterare sugli errori come faccio? Mi faccio dare la lista degli errori e faccio un for each su quella lista, ok? Quindi sarà for string current msg. Vedete che io cerco sempre di usare dei nomi che siano significativi, ok? In modo da ricordarmi cos'è, anche perché ho poca memoria e quindi è più facile. Ah, gli errori da dove mi arrivano? C'è il metodo getters dell'error bin che esattamente ci dà una lista di errori, ok? Perfetto. Allora, qui in realtà non ho neanche bisogno della graffa perché ho un'istruzione sola che sarà quella che stampa l'errore sorgente, ok? Quindi mettiamoci su un commento, stampa l'errore corrente e faremo out.println l'elemento della lista, ok? Quindi minore li più current r message più minore barra li, ok? Vedete che qui sto usando una sintassi che è puramente Java perché sto lavorando all'interno di una script. Ok, perfetto. Allora, una volta fatto questo, finisce il for, ho finito gli errori, chiudo la lista. Fine. Quindi, footer, facciamo così. Teniamo l'inglese come commento. Ok. Questa roba qua sarà semplicemente out.println. Capito giusto? Sì. Minore barra UL, minore barra div. Ok? Perché avevo aperto quel div là prima. Fine. Se c'è l'errore, vi stampo. Se non c'è, non faccio nulla. Quindi non ho bisogno di un else. Ok? Fine. Questa è la nostra gestione degli errori, assolutamente minimale, ok? Perché non ci limitiamo semplicemente a stamparli. È tutta la gestione che facciamo. Allora, salviamo la pagina, proviamo a andare di nuovo a vederla. In questo caso, se abbiamo fatto le cose bene, non dovrebbe vedersi nulla, perché non c'è il bin all'interno della richiesta, Tomcat lo genera vuoto, quindi quello lì non è un errore, noi verifichiamo che non è un errore e saltiamo la parte di gestione degli errori. Allora, il login JSP funziona, ok? Abbiamo la nostra pagina, in questo momento è stato creato il bin,
ma è stato creato al volo, non arriva da una pagina che si è occupata di riempirlo, ok? Quindi iser mi darà falso e salto tutto il resto. Ok. Chiudiamo questo, adesso spengo di nuovo il server. E siamo a posto. Allora, abbiamo creato la view, andiamo a vedere i vari pezzi che ci rimangono. Creata la view, passo successivo, andiamo da sinistra a destra, abbiamo la do login. Però un momento, nella do login ci servono login from data, user data e error message. Error message ce l'avevamo già, ok? Questi due dobbiamo crearli, quindi iniziamo a lavorare sui bin, ok? Quindi iniziamo a prepararci i dati che utilizzeremo all'interno della pagina. Sì. Hai usato il tipo password? C'è qualche errore. Ok, controlla, ma tanto il codice c'è poi, quindi basta scaricarselo e andare a vedere, basta che sia una piccolezza e lui non si accorge che quello lì è un campo password. Ok, quindi abbiamo detto, adesso torno indietro dopo l'interruzione, creiamo i bin prima, così abbiamo già i bin pronti e poi possiamo concentrarci sul controller senza dover ogni volta interrompere e andare a creare il bin, ok? Quella è la tendenza normale, normalmente quando specie quando si inizia a lavorare uno dice ok, inizio a creare il controller, poi mi serve questo bin, lo creo. Poi vado avanti, mi serve quest'altro, lo creo. È il modo ideale per fare degli accrocchi, ok? Quindi, visto che li abbiamo già sviscerati, sviluppiamoli prima di andare oltre. In particolare per i login from data, tra quel bin lì ci siamo già appuntati mentalmente che quella roba lì deve avere le variabili istanze interne con lo stesso nome del form in modo da poterle popolare facilmente, ok? Quindi andiamo qua nella parte Java, in particolare sul package nostro, new class, ok? Quindi io vado a cercare qua sotto Java classe e la chiamo login form data, ok? Esattamente come l'avevamo scritto. Faccio generare i commenti, facciamogli anche generare il costruttore. Ok, perfetto. Questo qua è lo scheletro del nostro bin, ok? Qua è buona norma metterci i commenti, ok? Quindi qua si può mettere semplicemente a bin for holding the login form data. Ok? Tanto fa quello. Costruttore vuoto perché questo bin deve essere istanziato da Tonk, giustamente. Ok? Quindi non ci deve essere nessun parametro nel costruttore. Poi in particolare a noi non servirà neanche riempire o inizializzare nulla, quindi qua ci ricordiamo che è vuoto. Un minimo commento vuol dire ok, è vuoto, non fa niente. Viene chiamato, boom, è finita lì. Esiste l'oggetto, ma è completamente vuoto. Allora, a questo punto, qui dentro andiamo a creare le variabili che rappresentano le informazioni inserite nel form, che saranno essenzialmente lo username e la password. Ok? Quindi private string username e poi ci sarà, e qua sopra ci mettiamo anche il commento. E qua ci sarà la password. Ok? Allora a questo punto sappiamo che i bin come vengono creati? Viene chiamato costruttore vuoto, ho l'oggetto, dopodiché Tonker va a chiamare i setter per le variabili, ok? I setter che cosa sono? Sono quei metodi che iniziano per set, nome della variabile, si occupano di riempire la variabile con il valore passato. Allora, questa roba qua è una roba noiosissima, non la faccio a mano. Mi metto al fondo, dietro l'ultimo metodo, tasto destro, sorgente, genera getter e setter. Ok?
Io voglio generare getter e setter per le due variabili di istanza, tutti e due perché voglio il setter perché così Tomcat è in grado di istanziarla, ma voglio anche il getter perché voglio leggere. Quindi faccio select all, gli faccio anche generare i commenti e schiaccio ok. Ok? E il lavoro è finito. Questa parte è fatta. Ok? Ci manca ancora qualche cosina. Intanto, come facciamo a accorgerci che questa roba qua è valida o non è valida? I dati ci sono o non ci sono? Come di là c'era il metodo isEarn, qua ci dovrà essere un equivalente che ci dice che questo bin qua è valido oppure no. Ok? Allora, creiamoci un metodo isValid che ci dice semplicemente lo puoi usare, è a posto, è stato riempito, oppure no, non lo usare perché tanto non è riempito. Quindi public, questa roba qua che cosa sarà? Sarà un metodo che ritorna un valore booleano, vero o falso, posso usarlo o non posso usarlo, quindi boolean, vedete che io l'ho messo prima dei getter, questa è una mia abitudine, voi fate come volete, io tendenzialmente lascio i getter e i setter al fondo e la logica la scrivo prima, ok? Però sono divisioni mentali che ognuno si può fare in modo diverso, l'importante è poi scrivere la parte di codice corretta. Allora, isValid. Allora, quando è che è valido il nostro bin? Quando nome utente e password non sono nulli e non sono vuoti. Ok? Allora, io qua la posso verificare al volo, non metto un if, faccio direttamente il return e vado a valutare esattamente che nome utente e password non siano né vuoti né nulli. Allora, incominciamo dal nome utente. Nome utente non nullo vuol dire che this.username diverso da null. Ok? Non nullo. Poi non, voglio che anche che non sia vuoto, perché sennò è inutile, è uguale. Allora dirò this punto, o meglio, not, non voglio che sia vuoto, no? Quindi no, this punto username punto isempty. Ok? Isempty fa quello che probabilmente vi ha fatto il professore, cioè andare a vedere se è uguale a virgolette virgolette. In realtà fa qualcosina in più, controlla anche se è uguale a capo, invio, spazio, eccetera, qualunque cosa che sia un carattere vuoto, ok? Quindi è un po' più comodo da usare rispetto ad andare a verificare le virgolette, virgolette, ma nulla di che. Ok, condizione sullo username, aggiungiamo una parentesi per chiarezza, ok? Io non lesino mai sulle parentesi perché alla fine ci aiutano a capire. Stessa roba sulla password, ok? Quindi, se vogliamo, possiamo copiarcela e cambiare semplicemente il nome della variabile su cui agiamo. Quindi questo qua sarà password e questo sarà password. Ok? Quindi io qua quello che faccio è ritornare il risultato di questa valutazione, che è un risultato di tipo booleano, giustamente. Ok? Quindi se passo tutti questi controlli, allora vuol dire che è valido, perché vuol dire che sia nel nome utente che nella password c'è qualcosa e quel qualcosa non è un testo vuoto. Magari ci sarà anche una sola lettera, ma c'è qualcosa, ok? Quindi il bin è pronto per essere utilizzato. Magari l'utente non è un buon utente, è uno di quelli che dobbiamo cacciare via, ma il bin è valido. Allora, qua mettiamoci ancora un commento. Vedete che i commenti ai metodi in generale io li faccio col barra asterisco asterisco. Barra asterisco asterisco significa crea il javadoc. Vuol dire che io ho poi un modo automatico per generare la documentazione di questi bin, ok? E cambia leggermente rispetto al commento normale che è il barra barra classico o il barra asterisco. Qui semplicemente dirò controlla se il bin è valido, cioè se lo username e la password non sono vuoti, ok? Ritorna vero se è valido oppure falso. Ok, perfetto. Allora, formalmente siamo a posto. Abbiamo il bin, abbiamo il controllo di validità. Ora
Ok? Qui però, se ci ricordiamo, abbiamo detto una cosa un pochettino, di fare qualcosina di un pochettino più complicato. Che cosa? Andare poi a controllare se quell'utente lì esiste nel nostro database utenti ed è un utente che si può loggare oppure no. Quindi se è inserito il nome utente correttamente, se la password corrisponde, ok? E chi è che si occupa di realizzare questa operazione? Esattamente questo bin, ok? Che sarà il bin che si occupa di controllare se l'utente è valido e nel caso in cui sia valido di andare a riempire il bin user data, ok? Quindi qua abbiamo ancora da scrivere due operazioni minimo. Controlla l'utente e riempi lo user data, ok? Quindi creiamoci un altro metodo per controllare l'utente. Chiamiamolo check user o check anche solamente. Che cosa farà check? Public. Questo qua è anche lui booleano, no? Ok. Check andrà a leggere il nome utente e la password del bin, quindi quelle che sono qua memorizzate, e andrà a confrontarle con quelle che sono memorizzate all'interno del database utenti. Ok? Perfetto. Allora, qua ci mettiamo il commento. Qui per il momento gli facciamo ritornare falso e ci mettiamo un appunto che ci dice da fare che cosa? Fare il database utente finto, perché per adesso non l'abbiamo fatto, ok? Quindi ok? Creiamo il database utente finto. Saltiamo e andiamo avanti. Quindi questa roba qua controlla se l'utente è registrato, giusto? E la password coincide. Ok. Ritorna, vero se è registrato, falso. Ok. Quindi ci siamo scritti che cosa fa? Abbiamo creato lo scheletro e abbiamo detto, va bene, ce ne occupiamo dopo, mettiamolo da parte. Altra cosa, riempimento del bin user data, ok? Quindi di quello che si tiene i dati dell'utente da passare avanti poi al resto delle pagine del sito web. Allora, anche qua iniziamo a creare lo scheletro e poi ci concentreremo sulle singole parti, perché ci mancano informazioni. Questi dati da dove arrivano? Dallo UserDB che dobbiamo ancora creare, ok? Quindi ce lo prepariamo e poi molliamo questo bin e andiamo a creare quelli che ci mancano, ok? Quindi, modo di procedere sempre, cercare di appuntarsi tutto quello che serve e di evitare di interrompere il flusso di sviluppo. Piuttosto si lascia un metodo vuoto con un to-do, ma si finisce di sviluppare, ok? Poi, vabbè, ci sono casi in cui bisogna iterare qualche volta, però, in linea generale, cercare di lavorare in quel modo. Allora, a questo punto, questo che cosa farà? Riempirà lo user data bin. Quindi sarà un metodo che non ha ritorno, perché non deve ritornare nulla, deve andare a riempire qualcosa che esiste già. Dato che lo riempie lo chiamo fill e dato che riempie un bin di tipo user data sarà fill user data. Ok? Fill user data vuole dei parametri? Sì, lo user data da riempire, il bin che devo riempire, ok? Quindi questo sarà user data e qui facciamo così, user data to. Ok? Ah, vedete che Eclipse mi dice già, momento, ma user data non esiste. Ok? Bene, è il momento di sfruttare Eclipse. Dico, vabbè, non esiste, crealo. Così mi risolvo una fatica, no? Quindi vado sulla crocettina rossa, un click, mi dice, ok, c'è un errore, come lo risolvo? Tutti questi modi possibili. Il primo è quello che ci serve. Crea la nuova classe UserData, che guarda caso è esattamente quel bin che dovevamo ancora creare. Ok? Doppio clic e riparte
la creazione del link. Quindi user data, metodo, questo qua va bene, generate comment va bene, facciamogli anche qua creare il costruttore, così il costruttore è vuoto, non dobbiamo più crearcelo noi. Fine. Perfetto. Abbiamo lo scheletro esattamente come prima. Se io torno indietro, non ho più l'errore. Ok? Perché è stata creata la classe. Ah, questo qua è il modo di lavorare da programmazione in Eclipse, ossia io vado avanti, dichiaro che mi servirà quel tipo perché lo so, perché l'ho già progettato, e sfrutto la generazione automatica. Se non avessi avuto questo strumento avrei dovuto interrompere lo sviluppo, andare a creare l'altro bin, ricominciare, diventa lunga. Ok? Perfetto. A questo punto ho fatto lo scheletro, interrompo veramente lo sviluppo, perché ho finito la mia classe, mi metto solo l'appunto, attenzione, devo ancora implementarlo questo, perché devo prima avere lo user database, ok, devo prima avere il database degli utenti, quindi qua mettiamo tu, mettiamo solo, ok? Sarà da riempire, perfetto. Ce l'abbiamo. Ok? Spostiamoci a vedere lo user data un attimo e capiamo quanto siamo in grado di riempirlo questo. Ok? Quindi vedete che io sto cercando sempre di riempire, e di arrivare ad avere i bin pronti prima di creare il controller. Così una volta che sono pronti non mi devo più preoccupare di nulla e vedrete che creare il controller vorrà dire scrivere 10 righe, non di più. Allora, user data. User data, che cosa deve contenere? I dati che passiamo avanti. Quali dati passeremo avanti? Beh, proviamo a immaginarli, perché in realtà non sappiamo, non avendo l'applicazione dopo non sappiamo quali dati serviranno. Ma se noi andiamo a aprire quello che era i dati di registrazione, che io li vedo ad esempio dalla view registration, o ancora meglio, vediamoli dal bin di registrazione, che è il registration form data. A quando l'utente si registra che cosa inserirà? Nome, cognome, età, corso di laurea, se vuole il news o meno, il sesso. Probabilmente qui manca perché è un esercizio, ma probabilmente sarà anche un nome utente, una password, o gli verrà chiesto in un passo successivo, perché altrimenti non entra, non ho modo di verificare se lui, ok? Quindi le informazioni che io posso immaginare siano disponibili all'interno del mio database di utenti sono queste qua. Quali informazioni posso avere interesse di portare avanti? Beh, ad esempio nome e cognome perché voglio dare il benvenuto, ok? Quindi nome e cognome e magari lo username, l'ID dell'utente, ok? Oppure ancora meglio l'ID interno dell'utente, in modo che se per caso ho da fare qualche query per andare a recuperare delle caratteristiche dell'utente che sono memorizzate nel database, ho già l'ID e non ho bisogno di rifare un'altra query per capire qual è quell'ID, ok? Quindi mi potrei portare avanti nome, cognome e ID interno, ok? Allora, speculato, adesso applico, quindi mi creo le variabili di istanza che ci sono, che penso di portare avanti, quindi saranno, abbiamo detto nome, poi il cognome, e poi l'ID interno. L'ID interno, se ipotizziamo che arrivi da un database, probabilmente sarà un intero, sarà un numero, e questo potremmo chiamarlo user ID, ad esempio. Ok? Perfetto. User data, anche questo costruttore vuoto. Finiamo questo e poi così chiudiamo anche per oggi. Sono già le 11 e mezza, empty con stato. Che cosa ci serve d'altro in questo bin? Setter e getter e basta, perché questo qua non è nient'altro che un contenitore di dati che se ne andrà avanti e indietro a seconda di quello che serve, ok? Quindi qua non ci sono operazioni, non ci sono metodi, al di là di quelli che servono per leggere o scrivere i dati all'interno del bin. Quindi tasto destro, source, generate getter and setter, tutti. Ok. Finito. Ok? Vedete che è stato velocissimo.
ci fermiamo qua, prossima volta ripartiamo da questo punto, ok? E questa volta andiamo alla fine perché dobbiamo capire come funziona. Voi la soluzione ce l'avete già sul web, ok? Quindi se volete vedere come finisce la storia potete già vederlo, ok? E se avete qualche problema, ovviamente, potete chiedere sia via mail che la prossima volta. O adesso, se avete già dei dubbi adesso. Ok? Tutto chiaro?